un elemento catalizzatore, un giovane attorno al quale si faceva crocchio volentieri, non solo nei momenti di ricreazione, ma anche nei gruppi di studio. I suoi interventi erano saggi, prudenti e molto decisi. Giugno aveva idee chiare sul valore della sofferenza, sulla portata personale e sociale del messaggio di Lourdes e di Fatima, sulle basi ideologiche e organizzative dell'apostolato del centro, sulla pratica dei consigli evangelici, sul cammino verso la perfezione. Giugno era ricco di amore alla Madonna, impegnato attivamente nell'apostolato. C'era una cosa sola, veramente importante per lui, la perseveranza fino alla fine, dare fino in fondo una testimonianza vera. Fratelli carissimi, le difficoltà che trovate nell'apostolato le troviamo un po' tutti. Noi cerchiamo di metterci tutta la buona volontà. Al resto penserà il Signore. Non dobbiamo perdere un solo minuto nel portare anime a Gesù, con la preghiera, con l'offerta generosa delle nostre sofferenze, con l'apostolato. Beh, volentieri mi unisco alle vostre preghiere perché il Signore e la Vergine Santa vi concedano quella grazia che tanto vi sta a cuore. La pace di Gesù regni nel vostro cuore e vi consoli nelle ore più tristi della vostra vita. Coraggio, cari fratelli, perché come vedete, nel campo del Signore c'è lavoro per tutti. Vostro Giugno Tinarelli.